paziente è legato ai dei sintomi strani di difficile interpretazione che possono comparire in un paziente che ha fatto la chemio, che è in apparente remissione e che sviluppa in questo caso delle manifestazioni cutanee di tipo orticarioide. Sono situazioni, allora, dopo, quando si è in remissione di una malattia, è chiaro che la prima paura è quella di pensare che sia il ritorno del linfoma, il ritorno della malattia. Però ci sono altri aspetti che vanno tenuti in conto. Uno è che anche dopo aver avuto un linfoma ci possiamo ammalare di tutta una serie di altre patologie non correlate e molto spesso, per fortuna, ci sono patologie banali o più semplici da trattare che non sono legate al linfoma. In secondo luogo, come anche poi cita un'altra persona, ma che qui ci possono essere delle manifestazioni che sono l'espressione delle terapie. Per cui anche lì, sapendo quale farmaco uno ha fatto, ci sono alcuni farmaci, per esempio, ci sono effettivamente alcuni farmaci che possono dare anche in seguito determinate manifestazioni cutanee, per cui bisognerebbe sapere anche il tipo di terapia che quella persona ha fatto. Il tutto è per dire che comunque effettivamente quando si ha dei dati chiari di remissione completa, è possibile che una sintomatologia sia una manifestazione strana di un ritorno del linfoma, ma molto più spesso sono delle manifestazioni non correlate o magari correlate con la maggiore fragilità. La cute è un tessuto che subisce, ci vorrebbe un dermatologo su questo, parecchi danni che magari perdurano, per cui dopo la chemio anche per molto tempo rimane un po' più fragile, questo maggiore, per cui questo può anche essere un aspetto. E quindi rispondo a questa persona e anche in qualche modo a un'altra persona che parla dopo, che chiede gli effetti collaterali della terapia della recidiva e la tossicità a lungo termine. Purtroppo sì, purtroppo non abbiamo a disposizione farmaci scevri da effetti collaterali e scevri da tossicità. Purtroppo qualunque terapia che facciamo, sia la chemio sia la terapia biologica, andiamo a toccare dei meccanismi molto profondi della cellula e quindi è chiaro che in qualche modo non è possibile non fare danni perché usiamo comunque dei farmaci molto molto potenti. Tutta la strategia è quella di scegliere le terapie che fanno meno danni per quella singola persona e andare ad identificare e prevenire le eventuali manifestazioni tossiche. È chiaro che purtroppo una persona che magari va bene dopo aver fatto chemioterapia, poi trapianto autologo, poi trapianto allogenico, porterà nel suo corpo rischi di maggiore tossicità rispetto a una persona che è andata bene dopo una prima linea di terapia. Questo purtroppo non è evitabile e la sua storia è più lunga e più complessa.